Buongiorno, Sta uscendo il sole. sta uscendo il sole, oggi la giornata bella. Ieri sono arrivate Carmen e Elisabetta, Fede e Sara con un loro amico. Marco è sempre laggiù. Oggi aspettiamo Busca e adesso facciamo cola. Tribù quasi al completo. Oggi arriva Busca anche e siamo belli che piazzati. Fede, c'è già una cassa di birre fuori, chiaramente. Chiaramente c'è già la cassa di birra fuori. Non t'avevo proprio visto che eri laggiù. Te la godi da lì? Ok, si va a fare legna. Quindi si prendono i guanti, si prende anche la roncola e basta per adesso. Voilà. Non so se mettere le scarpe quasi quasi. Sì, perché sennò si sporcano le calze. Perché? Messo il bastone sul giubbino. Sono Io. di merda. Occhio se accendi la stufa, eh. Tre squadre. Mi sa che prima faccio una pisciatina. N'è di legna da tagliare proprio? Sì, c'è della legna interessante qua. Praticamente ci basta questa. Se ne prendiamo abbastanza, sì, sai. Guarda che bello questo. Questo è molto carino, per esempio. Sì. Cioè, Fede, questo è già con la corda. Sì. Già infascinato. Quello lì lo mettiamo nel braciere e gli diamo fuoco. Ma sai che questo qua non è proprio secco? No. Questo lotion qua. Però ci sono cose più interessanti, magari. Questo lato di qua. Guarda qua. Qualcosa di grande anche. Mettiamo qua? Sì, c'è la stoppina sotto dopo. Okay. Aspetta. Non mica la tiro.
Ho trovato questo che è molto grazioso. Bello. Guarda che carino. Dove facciamo il fuoco? Io avevo messo il bastone là per farlo là. Perché qua c'è vento. Ma qua ci si parcheggia la busca. Lì. Sì, qua parcheggiarsi là. Guarda, guarda dove possiamo farlo. In questa conchetta qui. Ci sta? Vero? Calcola che mancano ancora due mezzi. E l'altro si metterà più in là, per forza. Eh sì, io direi di farlo lì. C'è vento, ieri lì avevamo vento, qua no. E vabbè, dai, lo facciamo lì. Ma che vada a busca, si parcheggia là. Eh sì, ma se c'è il bracciere già fatto. Madonna, parkour. Si sdurrubao. Si sdurrubao. Ti hai fatto male? No, no, no. E vedi che le crocs tengono bene. Eh sì, se, eh beh sì. Madonna, come ti ho visto brutalmente. Io non scender. Togliti anche l'altro. Ma secondo me sono queste cazzo di cose che gli hai messo dentro, che ti Ma no, che è sulle. Allora, quindi abbiamo detto il fuoco. Secondo me possiamo farlo dove c'è lo sgabello, per esempio. Ma sai che secondo me, detto francamente, non cambia niente da lì a qui per il vento. Cosa cambia? Il vento lì non c'è perché c'eravamo magari noi che lo fermavamo un po' anche. No, perché il vento sarà da là. Ah, ok. Questa montagnetta che ti ripara. Ok. Vabbè, senti, mettiamo io ma qua anche secondo me sì, qua. Per adesso andiamo a fare ancora legno. Sì, sì, sì. Intanto buttiamo. Guarda, facciamo le due. Se facciamo le due estremità, capiamo che legna di qua, fuoco qui. Qui secondo me va bene, ma giusto per far mettere anche gli altri mezzi. Ok. Che bello, mi mancava tantissimo. Non vedo l'ora di tirare fuori la mia mannaia. Minchia, vorrei vedere, cazzo. Sono praticamente, sono esattamente 21, 20 giorni che non esci. Vorrei avere in questo momento un turbo gancio meccanico. Eh sì. Eh sì, guarda quello lì. Mamma mia, un bello. È solo che per arrivare a quello bisogna toglierne tanta di questa. Togliamo, hai qualcosa di meglio da fare? No. A posto. Dov'è la stroppa che non la vedo? Ah, è qua, noi stiamo tirando proprio la legna dove non c'è la stroppa. Mandi! Questo? Questo è molto carino. Lo so. Questo qui, sai? Ah. Sì, vabbè, ma tutto fa brodo. Oh, facciamo bruciare lì. Infatti. Allora, aspetta, arrivo. Io te lo metto qua, tanto. Questo bello fosco. Occhio. Okay. Attenzione, Carmen. Ok. Ah, mi servono. Ma per me qua serve tutto. Un po' verde questo. Aspetta che ti tolgo un po' di cose da qua e così ti alleggerisco. Se venissimo qua con la stroppina, ci giriamo intorno e prendiamo tutta la fascina insieme. Ma da dove? Qua io ci arrivo con la stroppina, ne prendi un bel grumo. Andiamo a posare questa allora prima. Allora la riempiamo e poi veniamo. Ok. Ne abbiamo già fatta, Tutta da tagliare ancora. Mi ho preso anche dei bestioni. E ne arrivano.
completamente. Ma fai un po' di merenda? Venite che c'è il vino. Ma che aperitivino. Apri una birra. Ma che bello questo tavolino aperitivo. Fatto alla collina delle Volpe. Ah, davvero? Sì. Ah, non c'era. Ecco arrivare il Busca. Ecco il più zingaro di tutti. Per eccellenza. Incredibilmente il mezzo di Busca davanti è altissimo. Di qua, Bubu! Busca! Busca! No, non ti sento. Ciao. È anche difficile dire faccio. Allora, caro Fede, cosa facciamo? Vogliamo accendere con gli acciarini? Esistono altri modi di accendere i fuochi. Non lo sapevo. Quante volte abbiamo acceso con l'acciarino? Una? N.000. Il braciere con griglia ce l'abbiamo qua. E niente, che il raduno tribù abbia inizio praticamente. Bellissimo. Ah, subito così. Grande Elisabetta. No, non parte, perché? Prova a metterlo tipo di cappotto, che se ne Fatto. Uè, vince. Ho vintissimo. Okay. Comunque ormai pro di accendere. Guarda, con l'acciarino. Vabbè, non stiamo bevendo però. No. Chi è che vuole tantissimo il vino? Io. No, raga, non ce n'è abbastanza. Ah, cina, ragazzi. Salute. Sì, alla tribù un giorno sarà completa. Un giorno sarà completa. Allora, noi vogliamo sentire il quiz, Marco, rivolto allora, per lo più verso Busca. Eric c'è sempre un. Peter Eric. Eric ha 100 euro più di Ron. Busca, concentrazione. Ma Ron quanti ne ha? Minchia, è già un problema. Tu hai già un partire problema. Con il problema, cioè dimmi, tu Ron ne ha 100 e l'altro ha 200. Lui è iniziato già col problema. Allora, te la leggo tutta. Okay. Eric ha 100 euro più di Ron, punto. Vabbè, okay. Ok. Dopo aver speso 20 euro in drogheria. 80. Maestro. Eric ha il quintuplo dei soldi di Ron. Cazzo, è quintuplo. Come Busca! Va bene due. Grazie, benissimo. Fare quello che facciamo in genere, tipo prendere per il culo Stefano. Super sorpresona. Sono arrivati i membri della tribù. Alberto ed Erika, The Bullet Van, grandi. Madonna, da quanto tempo, raga. La tribù è formata da 7 mezzi e adesso siamo 6 mezzi. Grandi, ma che figo. Vuoi? No, ma Tanti auguri. Altro.